Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta riguardante appunto la celebrazione funebre di Monsignor Gervasio Gestori. Oggi la vivremo, ecco, insieme a Monsignor Vincenzo Catani, storico e parroco, ex parroco, ecco, della parrocchia San Pio X. È il momento sentito dalla parrocchia, dalle parrocchie, dalla diocesi, dalle chiese locali e delle Marche. Monsignor Gervasio Gestori è una persona molto amata, vescovo emerito della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone Montalto, ci ha lasciati qualche giorno fa, proprio il giorno dell'Epifania, il 6 febbraio. Ecco, Monsignor Catani, una sua considerazione delle sue riguardo appunto Monsignor Gervasio. Non è facile riassumere in poco prima adesso della messa un po' la figura meravigliosa di questo vescovo, che soprattutto ha avuto una grandezza nella sua umanità. 17 anni è stato vescovo fra noi, dal 1996 al 2013, poi ha vissuto questi ultimi 10 anni da emerito, come lui amava dire, da nonno della diocesi. Tanto si è scritto in questi giorni, tantissimo, però è bello far parlare lui direttamente. Io ricordo che nel 2009, in occasione del cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale, ebbi modo di intervistarlo e ne è venuto fuori un libretto dal titolo Ho incontrato l'Aurora, e da questo libretto si potrebbero riprendere alcune sue opere, anche perché così prima della messa vediamo grosso modo anche la sua biografia. Dice così, dice: io sono nato a Barlassina, provincia di Milano, oggi è provincia di Monza. Sabato 1 febbraio 1936, da Carlo e da Giuseppina Bruggini, battezzato due giorni dopo da mio zio Don Antonio Gestori, era fratello del papà. Chiedo scusa. Il papà, appunto questo fratello del papà, Don Antonio, è molto importante nella formazione della vocazione del nostro vescovo. E adesso voglio che si continui a leggere un attimo mentre io mi schiarisco un po' la voce, abbiate pazienza. Ecco, Monsignor Gestori appunto affermava, raccontando di sé: la mia famiglia viveva in maniera molto semplice ma dignitosamente. Non ho mai sentito alzare la voce fra mio papà e mia mamma. La puntualità in casa era naturale, il rispetto reciproco era un dono, non si sprecavano le parole perché lo stile era asciutto, ma nascondeva un'affettività profonda, sicura, vera. Ci si voleva bene, era lì che ho imparato a pregare ed è lì che è nata la mia vocazione. Le vocazioni sacerdotali non nascono sotto una pietra o dal nulla, nascono sempre all'interno di comunità, anzitutto dalla comunità familiare, poi da comunità ecclesiali. Ebbene, è lì in famiglia che il vescovo Gestori imparò a pregare, è lì che nacque la sua vocazione, tant'è che dopo la quinta elementare nel 47, aveva appena 11 anni, andò subito al seminario minore di Seveso, e dove lì ha trascorso le medie e anche i primi 2 anni di ginnasio. Poi nel 52 lasciò il seminario minore e passato al seminario liceale teologico di Venegono,
e lì poi è diventato sacerdote a 23 anni e mezzo. Era il 28 giugno 1959 e dice così: ero giovanissimo, come si usava allora, e dal momento che mancavano diversi mesi per l'età prevista dal diritto ecclesiastico, ho dovuto chiedere al Papa la dispensa per poter essere ordinato prete. La dispensa mi è stata subito concessa ed è stato ordinato prete nel Duomo di Milano dall'allora arcivescovo cardinale Montini, Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, e celebrò il giorno dopo a Berlazzina il giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno. Ecco, la sua formazione lenta ma progressiva, parrocchia, seminario, di nuovo parrocchia d'estate, di nuovo seminario, ha avuto, diciamo, una educazione culturale e spirituale, virgolette, secondo la tradizione canonica, diciamo così. E questa tradizione, nel senso buono della parola, che vuol dire portare avanti, tradere, vuol dire consegnare e portare avanti, se l'è portata avanti per tutta la sua vita anche da vescovo, con la sua dignità di spiritualità semplice ma forte, e colta nel senso proprio di approfondimento teologico sempre. Anche poi lui, appena prete, gli fu chiesto di non andare in parrocchia, ma di accompagnare i giovani nel cammino della formazione al sacerdozio, per cui rimase in seminario addirittura 25 anni. I primi 25 anni del suo presbiterato, del suo sacerdozio, li ha passati proprio in seminario. Prima anche lui ancora al seminario minore per aiutare i piccoli, poi è andato al seminario maggiore di Venegono, poi nel frattempo si è laureato in lettere e filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e poi ecco, è stato addirittura rettore anche del seminario liceale di Venegono. Sì. Dopo questa esperienza seminaristica di insegnante, di professore, di accompagnatore nella fede, poi è diventato parroco per 5 anni. Oh, questo è molto importante. Un vescovo non dovrebbe mai diventare vescovo, secondo me, se non è passato attraverso le forche caudine della parrocchia, se non si è impastato le mani in mezzo al popolo, se non puzza di pecore, come dice Papa Francesco. E lui è stato addirittura in una zona della bassa milanese, tanto ricca di fermenti sociali, umani, a Melzo, 5 anni con intensi contatti con la gente e anche con iniziative molto feconde. Ecco, questo è un po' la sua formazione. Ecco, Don Vincenzo, il contatto con la gente, credo che sia stato uno dei passaggi fondamentali, ecco, di Monsignor Gestori, un uomo di relazioni, un uomo che ha fatto del contatto con la gente una missione, ecco, che poi lo ha portato, ecco, con questa vita di parrocchia, lo ha portato appunto a Roma, a servizio della Conferenza Episcopale Italiana. Sì, infatti credo proprio che il Vescovo Gestori si vede in lui uno spessore di umanità e un contatto diretto con le persone che lo ha caratterizzato continuamente fino al termine della sua vita. Ha avuto sempre questa facilità, non so se era una facilità innata o era una felicità che si è autoimposto, perché era anche un pastore anzitutto, per questa sua profonda umanità e profondo bisogno di contatto, di relazione con le persone. E io, ad esempio, una caratteristica è che lui ricordava tantissimo i nomi delle persone che incontrava. Esatto. E quando non ricordava il nome, lo richiedeva, diceva: scusa, non ricordo bene il tuo nome, adesso lo memorizzo ancora di più. Ecco, questo voleva dire un contatto personale diretto, non da ruolo, ma da persona a persona. Questo è molto molto importante, e credo che quei 5 anni della
del parrocato di Melzo davvero gli ha dato questo contatto con la gente che ha mantenuto anche da vescovo, è una sua caratteristica da vescovo, possiamo dire così. Una caratteristica appunto da vescovo, infatti non a caso le relazioni che ha mantenuto, sono arrivati molti messaggi, ecco, di cordoglio, ecco, di vicinanza appunto alla comunità diocesana. Non a caso, ecco, il presidente della conferenza episcopale marchigiana, il vescovo della diocesi di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, il quale appunto ha espresso a nome di tutti i vescovi vicinanza, quindi a Monsignor Carlo Bresciani, ai familiari, a tutta la diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatanzone, Montalto, appunto una vicinanza nella fede e nella preghiera, appunto di suffragio per la sua anima che ora potrà contemplare il suo Signore in unione con l'Amatissima Vergine Maria, di cui era stato figlio devoto. Ecco, una devozione alla Vergine Maria forte, tangibile. Particolare, direi particolare, specialmente alla Madonna di Loreto, che ha, diciamo, scoperto, virgolette, da quando è stato qui vescovo delle Marche, e poi una devozione viscerale, direi intimissima, con Lourdes. E ricordo un fatto particolare. Lui è venuto a settembre in diocesi, il giorno dopo partiva il treno per Lourdes. E io ricordo che venne a salutarci tutti al pellegrinaggio lungo il treno, non potendo venire a Lourdes, era appena appena un giorno nemmeno che era in diocesi, e disse: dal prossimo anno io verrò sempre con voi, e tutti gli anni, e da vescovo titolare e da vescovo emerito, tutti gli anni ha fatto il pellegrinaggio dei malati a Lourdes. E non per niente viene sepolto proprio sotto l'altare della Madonna di Lourdes. Madonna di Lourdes. E questa è una promessa che ha mantenuto fino alla fine. La celebrazione sta per iniziare, la processione, ecco, avanza, e noi, ecco, vorrei ancora ricordare, approfittare di questi minuti, ecco, di attesa, ecco, per poter continuare a ricordare Monsignor Gestore anche attraverso le parole della sua chiesa natale, impersonificate appunto da Monsignor Mario Delfini, Delpini, arcivescovo di Milano. Al Signore Gesù, che egli ha servito con fedeltà e coraggio, offrono il bene da lui compiuto, ricordano con affetto e gratitudine il suo fedele, sollecito e generoso servizio alla Chiesa. Pregano Dio Padre misericordioso ed elevano la supplica perché accolga questo figlio delle terre ambrosiane nella beatitudine del paradiso. Un legame che è rimasto vivo fino alla fine. Ecco, la Chiesa ambrosiana ha beneficiato anche di Monsignor Gestore, anche da vescovo emerito, perché ha svolto, ecco, attività di supplenza anche in molte celebrazioni, ecco, diocesane, e questo canale diretto e ininterrotto è rimasto vivo appunto fino alla fine. Lui si è sempre sentito figlio della Chiesa ambrosiana. All'inizio, quando veniva da noi a parlarci sempre di Ambrogio, mi ricordo i primi ritiri dei preti, ci parlava sempre del vescovo Ambrogio, e noi dicevamo: ecco, si sente l'ambrosiano. Era bello però sentire il suo cordone ombelicale con la chiesa diocesana di Milano da cui proveniva. Celebrazione, la nostra speranza in Cristo che, morendo sulla croce, ci ha liberato dalla morte eterna e, risorgendo il terzo giorno, ha riaperto agli uomini la porta del cielo. Preghiamo perché il nostro fratello, il vescovo Gervasio, che oggi si allontana dai nostri sguardi per i meriti della passione e morte di Cristo, sia associato alla vita e alla gloria della sua risurrezione. Se un velo di tristezza avvolge il nostro animo, ci consoli la speranza di ritrovarci un giorno con lui
nella gioiosa comunione del regno eterno del Padre. Il coro ora eseguirà. Mentre il coro esegue il requiem della messa dei defunti e dice: a te si innalza l'inno, o Dio, a te si scioglie il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera viene ogni essere umano. Entrano i sacerdoti, entrano i vescovi. Il vescovo celebrante naturalmente è il vescovo diocesano Carlo Bresciani, ma vi sono anche il cardinale Edoardo Menichelli, emerito di Ancona, il cardinale Cocco Palmerio Francesco, che è membro del tribunale della Segnatura Apostolica a Roma. Poi abbiamo l'arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio. Abbiamo il vescovo di Ascoli Piceno, Giampiero Palmieri. Poi c'è il vescovo di Fano, Armando Trasarti. Abbiamo il vescovo di Senigallia, Francesco Manenti. Poi c'è una schiera di vescovi emeriti, vescovi arcivescovi emeriti, come Francesco Brugnaro di Camerino, Giancarlo Vecerrica di Fabriano, e Piero Coccia, emerito di Pesaro, Giuseppe Orlandoni, emerito di Senigallia. Poi vi è anche Monsignor Samuele Sangalli, che è della Congregazione Romana dei Vescovi. Abbiamo il vicario episcopale di Milano, della diocesi di Milano, Monsignor Walter Magni. Abbiamo il parroco di Erba, Monsignor Angelo Pirovano, e altri ancora amici. Oltre anche abbiamo i suoi parenti qui con noi, le suore che lo hanno accudito in maniera davvero stupenda. Abbiamo i sindaci dalla città di San Benedetto, ma anche dei paesi vicini, Montalto, Grottammare, Acquaviva, eccetera, di Patranzone. La rappresentanza civile, ecco, è nutrita anche oggi in cattedrale, in una cattedrale cremica. Oggi la chiesa non basta, la chiesa è troppo piccola per contenere tutta la comunità diocesana. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. In comunione con quelli che ci seguono attraverso i mezzi televisivi, in comunione con tutti coloro che hanno mandato messaggi di cordoglio e di vicinanza, in modo particolare con l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ci raccogliamo per questo momento di preghiera e di saluto al nostro caro Vescovo Gervasio. Davanti al Signore riconosciamo tutti di aver bisogno della sua misericordia e del suo perdono, perché ci confessiamo peccatori e riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. La cura pastorale della Chiesa Truentina al tuo servo, il Vescovo Gervasio, accoglilo nella dimora eterna e fa che riceva dalle mani del suo Signore il premio delle fatiche apostoliche. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora abbiamo la gioia delle letture della parola di Dio. La prima lettura è dal libro della Sapienza, al capitolo 3, i primi 9 versetti. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Dal libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché
grazia e misericordia sono per i suoi eletti. Parola di Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. La salvezza verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. La salvezza dei giusti viene dal Signore. L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se un vento lo investe non è più, né più lo riconosce la sua dimora. La salvezza dei giusti viene dal Signore, ma l'amore del Signore da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Amen.
intanto con il canto dell'Alleluia ci prepariamo alla lettura del Vangelo. È stata scelta una pagina bellissima, la pagina del Vangelo di Matteo al capitolo 25, i primi 13 versetti. È la parabola delle 10 ragazze, 10 vergini che vanno incontro allo sposo. 5 sono pronte per le nozze perché hanno la lampada accesa, e la lampada che è la fede alimentata dall'olio dell'amore, delle opere amorose. Il nostro vescovo è davvero stato una vergine, una delle 5 vergini che hanno atteso sempre in continuazione il Cristo, lo sposo, e andato incontro sicuramente allo sposo con un'abbondanza di fede che è testimoniabile da ciascuno di noi, alimentata questa fede da tanto amore, da tante opere d'amore, anch'esse testimoniate da ciascuno di noi che lo abbiamo conosciuto. Una vera testimonianza di fede. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini, che erano pronte, entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ora ascolteremo l'omelia del Vescovo diocesano Carlo Bresciani, che a nome, penso, di tutta la comunità vorrà esprimere non soltanto la pienezza della fede che in questo momento stiamo vivendo e del ringraziamento a Dio anche per ogni cosa buona che ci ha dato attraverso il Vescovo Gervasio, ma anche ci spronerà ancora una volta alla fede comune. Celebriamo in preghiera l'ultimo saluto a Sua Eccellenza Monsignor Gervasio Gerstori, mio predecessore su questa cattedra di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone Montalto. Di fronte alla morte e al dolore che da essa è provocato, alla Chiesa resta solo la parola della preghiera e del suffragio,
preghiera che in fondo è la parola più fondamentale della vita e della vita cristiana in particolare. La preghiera di suffragio con la quale affidiamo a Dio coloro che sono morti è l'unica che può essere ancora utile a coloro che ci hanno lasciato. Lo facciamo credendo fermamente in quanto ci ha detto la prima lettura tratta dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Confidiamo e preghiamo perché sia così anche per il Vescovo Gervasio. Lo affidiamo alle mani di Dio, perché crediamo anche quanto con il Salmo responsoriale abbiamo pregato. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Preghiamo, perché il Signore nella sua misericordia lo accolga con amore, come un figlio che torna a casa dopo un lungo e faticoso lavoro nella sua vigna, accettato liberamente in risposta ad una chiamata che ha dato senso a tutta la sua vita. Lui solo, Dio, conosce fino in fondo di cosa è stata plasmata la sua vita, ciò che l'ha abitata nel suo intimo, l'amore che ha ispirato il suo agire. La nostra vuole essere la preghiera di tutta la Chiesa diocesana, quella Chiesa che lui in vita ha amato e servito con il governo pastorale per molti anni e nella quale ha voluto restare anche dopo aver terminato il suo ministero episcopale. Con la nostra preghiera in questa celebrazione funebre vogliamo esprimere il nostro grazie a Dio per i numerosi e preziosi doni che attraverso il ministero episcopale di Monsignor Gestori ha elargito alla nostra diocesi negli anni del suo governo pastorale. La nostra preghiera di suffragio vuole essere anche un'espressione di gratitudine nei suoi confronti per la testimonianza di operoso amore a Dio, al Vangelo e alla Chiesa che ci ha dato e ci lascia come prezioso patrimonio. Molte, infatti, sono le iniziative pastorali da lui realizzate con grande impegno e dedizione a beneficio della Chiesa truentina nei 16 anni in cui l'ha retta come vescovo. Per tutto quello che ci ha donato, non possiamo che dire grazie a Lui e a nostro Signore, fonte e origine di ogni dono. La parola di Dio, che ora è stata proclamata, orienta in questi momenti i nostri pensieri e la nostra preghiera a ravvivare la speranza nel Signore, anche di fronte alla morte. San Paolo, infatti, ci ha detto: la speranza in Dio non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. La parola di Dio, come sempre, ci orienta, ci sostiene, ci conforta soprattutto nei momenti di dolore e di oscurità, come sono i momenti in cui dobbiamo affrontare l'oscurità della morte. Ci invita, la parola di Dio, a lasciarci permeare da quella speranza che non delude e che di fronte alla morte trova fondamento solo nella risurrezione di Cristo, nella morte e risurrezione di colui che per amore è morto per noi. È la speranza nella quale il Vescovo Gervasio ha vissuto e donato la sua vita, consacrandola al servizio della Chiesa nel presbiterato prima e nell'episcopato poi. La fiamma della lampada della fede e della speranza, egli l'ha tenuta accesa fino alla fine. Dio l'ha trovato vigilante con la lampada accesa, come ha potuto constatare più volte negli incontri avuti con lui nell'imminenza della sua morte. Le sue ultime parole sono state parole di fede e di incoraggiamento per tutti, come molti sacerdoti che l'hanno visitato nei suoi ultimi giorni hanno potuto ascoltare dalla sua viva voce. Parole di fede, parole di speranza, che conserviamo come il suo ultimo grande dono a noi e alla diocesi che ha servito e amato. Noi le accogliamo così,
come un dono. E gli siamo grati per questo suo esempio, per la sua testimonianza di fede anche di fronte alla morte, testimonianza che conserviamo come prezioso ricordo. Egli ha voluto ricevere gli ultimi sacramenti, l'unzione degli infermi e dell'Eucaristia, con coscienza vigile nel raccoglimento della fede. Lui stesso, ormai ammalato e consapevole della gravità della malattia e dell'avvicinarsi della morte, mi aveva chiesto esplicitamente di poterli ricevere da me mentre era ancora pienamente cosciente. Voleva riceverli e viverli con consapevole atto di fede e di abbandono nelle mani del Signore. Così è stato. Li ha ricevuti pregando. Ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita su questa terra nella preghiera, con sereno abbandono in Dio, spesso ricordando la diocesi e pregando per lei e per i sacerdoti in particolare. È andato con serena fiducia all'incontro finale con Dio. In un biglietto firmato, scritto di suo pugno il 6 novembre del 2022, quando era ormai consapevole della gravità della malattia senza possibilità di rimedio, ha scritto: «Ecce venio a te, dulcissime Domine, quem amavi, quem quesivi, quem sempre optavi, dulcissime Domine. Ecco, vengo a te, dolcissimo Signore. Ti ho amato, ti ho cercato, ti ho sempre desiderato, dolcissimo Signore». In questo momento in cui la morte, il mistero e il dolore che la avvolgono ci colpiscono in modo particolare, rinnoviamo anche noi la fede e la speranza nella risurrezione finale che Gesù ci ha promesso. In questa fede e in questa speranza il Vescovo Gervasio ha vissuto e confidato per tutta la sua vita. Possa ora vedere compiuta questa speranza. Possa egli godere della luce del volto di Cristo, di quel Cristo che ha amato e desiderato per tutta la vita, servendo il suo corpo che è la Chiesa. Possa ora trovare in lui la meritata ed eterna pace del Paradiso. La Madonna, che egli ha amato intensamente, lo accompagni a questo incontro. Riposi nella pace di Cristo. Quel Dio che ha tanto desiderato. Penso che sia uno dei tratti caratteristici della personalità del Vescovo Gervasio proprio la ricerca di Dio. Lui, laureato in filosofia e in teologia, ha insegnato filosofia. Si è laureato facendo proprio una tesi, svolgendo una tesi sulla ricerca di Dio. E questa ricerca è stata sempre il punto centrale della sua esistenza e lo ha ripetuto fino alla fine della sua vita: ti ho cercato sempre, Signore. Presentiamo la preghiera che sale dal nostro cuore di credenti. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutta la Chiesa, perché sempre docile alla voce di Cristo Signore, sappia con la vita e le parole redente dalla buona testimonianza al Vangelo che risana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra Chiesa truentina, che ringrazia il Signore per il dono di tutti i suoi pastori e che raccomanda il Vescovo Gervasio alla misericordia di Dio, perché dal buon seme della testimonianza evangelica sia sempre forte nella comunione fraterna, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il Vescovo Gervasio, perché sia partecipe alla liturgia della Gerusalemme celeste e interceda con la sua preghiera per tutti noi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
per quanti vivono in terra di missione e sono impegnati alla costruzione del bene, perché custoditi dalla nostra preghiera e carità siano sempre perseveranti nella missione loro affidata, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la preghiera del Vescovo Gervasio davanti al Signore, buon pastore, sia d'intercessione alla nascita di nuove vocazioni, alla vita sacerdotale e religiosa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari, per quanti hanno assistito e curato il Vescovo Gervasio in questo tempo, perché il Signore li consoli con la dolcezza della sua presenza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Padre Onnipotente, a te affidiamo il nostro fratello Gervasio, che hai donato a noi come pastore della tua vigna per tanti anni e che la tua parola ha seminato nelle nostre vite. Accoglilo nel tuo regno di luce e di pace e dona a tutti noi la capacità di testimoniare con la vita la bellezza del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il canto che accompagna l'offerta del pane e del vino sull'altare dice proprio: salga da questo altare l'offerta a te gradita. E noi vogliamo offrire al Signore anche la vita meravigliosa del nostro Vescovo Gervasio e lo ringraziamo di vero cuore. Diceva il Vescovo in una sua intervista, diceva: devo riconoscere che il Signore mi ha voluto un mondo di bene e mi ha guidato passo passo lungo la mia storia, e io ho sempre sentito forte la sua presenza amorosa, è un'offerta della mia vita, gliel'ho sempre data ogni giorno. Ecco, vengo a te, Signore. Sono state le parole di Monsignor Gestori in uno dei suoi momenti più difficili. La sua prossimità, il suo essere pronto ad accettare anche la croce hanno fatto di lui un uomo di fede, appunto come raccontavamo prima. E Monsignor Bresciani, appunto, quando parlava delle anime, che le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, beh, è una conferma della sua fede, del suo credo, della sua persona. L'affidare anche le sue preghiere, pregare anche nei momenti più difficili per i suoi sacerdoti, per la sua Chiesa, fino alla fine. Vescovo Gervasio ha incensato questo altare che ora si sta incensando e dobbiamo tutti testimoniare la sua delicatezza nella celebrazione eucaristica, il decoro nel canto, il decoro nella disposizione anche del presbiterio, un decoro davvero encomiabile. Aveva della liturgia il concetto profondo e vero, proprio come offerta di tutta la comunità, il lavoro, così dice il termine della liturgia, il lavoro dell'intera comunità, ma il lavoro che si deve al Signore come il punto di riferimento costante di ogni nostra esistenza e che trova nella celebrazione eucaristica il punto massimo, il punto bello, il punto buono,
il punto vero del culto nella gioia, nella fraternità, ma anche nella bellezza, anche esteriore, che denota una bellezza interiore. Il diacono, dopo aver incensato il presbiterio, si dirige verso i fedeli. Questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, umilmente invochiamo la tua infinita clemenza. Questo sacrificio che il tuo servo, il Vescovo Gervasio, nella sua vita terrena ha offerto alla tua gloria per la salvezza dei fedeli, sia ora per lui sorgente di perdono e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa veramente buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Accantato. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco, ora l'assemblea si accosta alla comunione eucaristica e noi ci accompagniamo tutti insieme con il canto, facciamo ancora una volta il cammino verso l'Eucaristia. E i canti di comunione sono molto belli, questi che sono stati scelti questa sera. Il primo canto che ora la corale è la corale della Cattedrale Santa Maria della Marina, e il cui direttore Massimo Malavolta ci offre ora un canto che dice così: la Chiesa canta a te, Signor. La musica di questo corale è di Bach, Johann Sebastian Bach, ma pensate, le parole sono state composte proprio dal nostro vescovo Gervasio Gestori, defunto, e nel 2007 consegnò questo testo per essere poi usato qui in cattedrale. Ebbene, è stato scelto questa sera proprio per onorare il vescovo che ha tanto, tantissimo amato il decoro della liturgia. Le parole dicono così: la Chiesa canta a te, o Signore, la tenerezza del tuo amore, guidata dalla tua bontà. Tu sei l'agnello del perdono, pietà sincera a noi peccatori. Tra i numerosi messaggi di cordoglio, il messaggio delle sorelle Clarisse del Monastero Santa Speranza, il quale recita appunto: anche noi, sorelle Clarisse del Monastero Santa Speranza, mentre restiamo in comunione di preghiera con tutta la Chiesa diocesana in questo momento di congedo, desideriamo condividere il nostro ricordo e la nostra gratitudine verso Monsignor Gestori. Eravamo arrivati da poco quando fu eletto vescovo della nostra diocesi e sin dal primo momento ha espresso la sua gioia per la nostra presenza. In seguito ci ha accompagnato, custodito e sostenuto nei momenti difficili, restandoci vicino anche dopo il ritiro dal ministero pastorale. Quando poteva, amava celebrare con noi la preghiera del Vespro, specie nei tempi forti, per cantare i suoi amati inni gregoriani. Oggi lo affidiamo al Padre delle Misericordie, perché possa finalmente gioire della visione del suo volto, e per tutti i suoi cari e per coloro che lo hanno amato e gli sono stati vicini. Chiediamo dal Signore il dono della consolazione e della pace. Don Vincenzo, anche ecco, ci sono state delle dichiarazioni, dei scritti che Monsignor Gestori ci ha lasciato, ecco, tra questi ecco, hai raccolto alcuni estratti, ecco, di cosa trattano? Un giorno chiesi a lui in una intervista e dissi: ma lei ha mai provato la solitudine? E disse così: no, io non ho mai sofferto di solitudine perché mi sentivo dentro la pienezza di una presenza dentro di me e sentivo anche la presenza della comunità cristiana attorno a me. La parola solitudine non dovrebbe entrare nel vocabolario di un prete e di un cristiano. Sì, la solitudine di un prete potrebbe essere anche una solitudine fisica, ma non deve essere mai una solitudine mentale, personale, perché la sua vita è piena di Dio e del suo popolo. Bellissimo, questo davvero una risposta incredibilmente bella e possiamo dire che è stata davvero vissuta in pieno dal nostro vescovo.
questa non solitudine ma apertura piena alla comunità, perché dietro, dentro c'era Cristo, dentro di lui. E un'altra domanda, ecco, questa volta relativa ai giovani di oggi. Dopo 50 anni di sacerdozio, cosa vorrebbe dire ai nostri giovani? Vorrei dire che a stare vicino al Signore non si sbaglia mai, e che dirgli di sì sulla via del sacerdozio è una scelta impegnativa, a volte dura, ma di grande soddisfazione spirituale. La scelta del sacerdozio è una scelta affascinante che permette di amare il Signore con cuore indiviso e di amare liberamente la gente. Si rinuncia ad una famiglia propria, ad una moglie e a dei figli, ma si acquista una famiglia molto più ampia, con gente che ha bisogno di te e al quale puoi donare quanto di più grande esiste, l'amore del Signore. Posso dire che il mio sacerdozio mi ha donato una vita autenticamente umana, oltre che profondamente cristiana. Una fede, una vocazione nata appunto da lontano, dalla tenera età, e che si è rinvigorita nel tempo. Si può dire che non abbia mai vacillato, ecco, dalla sua storia personale e spirituale di uomo di chiesa, ecco, la sua fede lo ha rinsaldato sempre, lo ha tenuto ancorato appunto alla sua vocazione. Ed è quello che ha fatto anche per i giovani, ha creduto molto nei giovani, come dicevi anche prima, non ha mai dimenticato un nome di un giovane, li ha sempre portati con sé. Ed oggi ci sono anche molti giovani presenti a questa celebrazione che lo ricordano con affetto. Ora il coro sta cantando un bellissimo canto, O Sacrum Convivium. Il testo tradotto in italiano dice O sacro banchetto, in questo ci si ciba di Cristo, si celebra il memoriale della sua passione, l'anima è riempita di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Alleluia. Sottolineiamo ancora quest'ultima frase. Con questa Eucaristia che mangiamo abbiamo il pegno della gloria futura. Alleluia. Preghiamo. La tua clemenza, Signore misericordioso, si effonda sull'anima del tuo servo, il Vescovo Gervasio, perché giunga, per la forza di questo sacrificio, all'eterna comunione con il Cristo che ha annunciato e nel quale ha sperato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci prepariamo al rito del commiato, della benedizione della bara. È un rito austero, semplice, ma molto eloquente nei segni che vengono usati dalla liturgia: l'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso.
Il nostro fratello, Gervasio Vescovo, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli, che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Ora il coro canterà Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Io credo. Il vescovo asperge la bara con l'acqua del battesimo. È proprio nel battesimo che il nostro vescovo, come tutti noi, ha iniziato, immerso in Cristo, la sua vita cristiana. E ora con l'incenso, il profumo dell'incenso si dà onore al suo corpo, che durante l'esistenza terrena è stato tempio dello Spirito e tabernacolo dell'Eucaristia. Prima che io nascessi, oh Dio mio, tu mi conosci. Ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello il Vescovo Gervasio, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo quaggiù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Ora lasciamo la parola al nostro vescovo Gervasio per la lettura del suo testamento spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mi presento davanti a Dio pieno di timore per le molte fragilità della mia vita, durante la quale mi sono state affidate gravose responsabilità ecclesiali, ma soprattutto sono fiducioso nella sua infinita misericordia, perché ha donato anche a me, per me, il Figlio suo come Salvatore. Sono grato a Dio per il grande dono della vita e per i doni della fede, dell'Eucaristia, del sacerdozio e per la grazia del perdono. Come esprimere riconoscenza ai miei amatissimi genitori per l'educazione esigente, affettuosa e libera, che mi hanno continuamente offerto, innanzitutto con il loro esempio, semplice e coerente. Spero ora di incontrarli in cielo, per dire il mio grazie di figlio. Ringrazio la parrocchia di Barlassina, perché negli anni della mia formazione mi è stata autentica e meravigliosa comunità cristiana,
come ringrazio la Chiesa Ambrosiana con i suoi santi pastori e del seminario, che mi ha educato in maniera alta e rispettosa, mediante la presenza di sacerdoti esemplari, autentici testimoni, ricchi di tanta sapienza ed amore per il popolo di Dio. Sono riconoscente alle diverse comunità che in obbedienza ho potuto servire e dalle quali sono stato accolto amabilmente. Il caro Seminario di Milano, la mai dimenticata parrocchia di Melzo, la impegnativa segreteria della Conferenza Episcopale Italiana. Sono pieno di gratitudine alla diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone Montalto, perché è mia sposa carissima, che mi ha educato ad essere un buon pastore. Ho cercato di servire questa nostra chiesa con amore, ricevendo sempre tanto affetto, oltre i miei poveri meriti. Dal cielo invocherò grazie per tutti, e specialmente per i giovani, i malati e le famiglie. Voglio stare vicino a tutti i sacerdoti, miei primi e preziosi collaboratori, con un'attenzione particolare per quelli da me ordinati. Raccomando a tutti di ascoltare e venerare il mio amato successore, il Vescovo Carlo, che con generosa competenza ha accolto il dolce peso pastorale della Chiesa Truentina. Ho potuto sperimentare profondamente l'amore e l'accompagnamento di Gesù, che conoscendo le mie fragilità non mi ha fatto passare attraverso prove troppe pesanti. Umilmente riconosco di non avere mai perso la gioia del cuore, come spero anche la serenità del volto. Non ho cercato di fare la mia volontà, impegnandomi ad obbedire ai miei superiori anche quando coltivavo altri pensieri, perché desideravo compiere la volontà di Dio e subordinare ad essa tante mie naturali inclinazioni. Per questo mi sono sentito sempre nella sua pace. Per quanto mi attesta la mia fragile coscienza, ho cercato di non volere male a nessuno e non ho voluto il male di alcuno. Se inconsapevolmente ho offeso qualcuno, accolga il bacio della pace di Gesù e si ritenga a me in tutto superiore. Chi si è sentito da me discriminato e non compreso, sappia che non l'ho fatto intenzionalmente. Chiedo con umiltà perdono, mentre per me ora sono sicuro di trovare in Dio un Padre buono e misericordioso. Offro la mia vita a Dio, che me l'ha donata e dal quale spero di essere accolto nella sua pace per l'eternità. Sono certo che presso di Lui grande è la redenzione. Mi affido alla Vergine Maria, Madre di Gesù e nostra mamma spirituale, perché in questi momenti mi venga incontro con il suo affetto. Chiedo un ricordo nella preghiera e di cuore nel Signore abbraccio tutti e tutti benedico. Gervasio Gestori, Vescovo. Piena gratitudine alla diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto, che mi ha educato ad essere un pastore buono, un pastore mite che ha saputo camminare insieme alla propria gente. I 9 vescovi presenti accompagneranno la salma di Monsignor Gestori al sepolcro qui accanto a Monsignor Chieretti.
Il Signore sia con voi. Il Dio di ogni consolazione, che nella sua bontà ineffabile ha creato l'uomo e nella risurrezione del suo Figlio unigenito ha concesso ai credenti la speranza di risorgere, e fonda su di voi la sua benedizione. A noi, ancora pellegrini sulla terra, conceda il Signore il perdono dei peccati e a tutti i defunti la dimora della luce e della pace. Dona a tutti noi che crediamo in Cristo risorto dai morti di vivere con Lui nella felicità senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Il Vescovo Gervasio, per testamento proprio, già aveva espresso con delle lettere precise al vicario generale di allora, Don Romualdo, e anche a me, sottoscritto archivista, aveva dato delle lettere dicendo che voleva essere sepolto in cattedrale qui a San Benedetto, nella tomba dei Vescovi, sotto i piedi, diciamo, della Vergine di Lourdes, nella cappella dove ora viene condotto. C'è, è un anno, appena un anno e due mesi fa, queste tombe sono state, diciamo, inaugurate dalla sepoltura del primo vescovo di San Benedetto, che poi è diventato arcivescovo di Perugia, Monsignor Giuseppe Chiaretti. E ora abbiamo anche la gioia di avere per sempre fra noi anche il corpo del nostro carissimo Gervasio. Ecco, ora è bellissimo questo canto che si avrà. In paradiso ti accompagnano gli angeli, al tuo arrivo ti accolgono i martiri e ti accompagnino alla città santa di Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli e insieme a Lazzaro, che un tempo era povero, possa tu godere la pace eterna. Un momento significativo, la tumulazione appunto del secondo vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone Montalto. Una scelta che conferma il senso di appartenenza e che in un certo senso, ecco, ripercorre appunto, come dicevi poc'anzi, la decisione appunto anche di Monsignor Chiaretti di restare nel luogo a lui caro. Sì, ecco. Sembrano quasi i due semi posti nella terra. Loro si sono sentiti sempre di questa terra dove il Signore li ha posti, in questa diocesi. Hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da renderle per noi segno di speranza della risurrezione. Concedi al nostro fratello, il Vescovo Gervasio, che deponiamo in questo sepolcro, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la risurrezione e la vita, lo farai risorgere e lo colmerai di splendore, perché la luce del tuo volto possa contemplare in cielo la luce eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ora viene benedetto il sepolcro e incensato il sepolcro. È ora il cimitero, parola che vuol dire luogo del sonno, luogo del dormire, in attesa del risveglio. Noi tutti saremo dopo la morte nell'attesa della vita eterna finale, nel risveglio della risurrezione finale, come, dove, quando ci penserà la fantasia meravigliosa del Padre. Ecco che si procede con la tumulazione. Proprio sotto l'altare di Lourdes. Sì, dunque pochi sanno che nell'altare di Lourdes,
qui in cattedrale c'è un pezzo della roccia di Massabielle che si vede dietro un plexiglass, un vetro anzi, e lì c'è una roccia, un pezzo abbastanza grosso della roccia di Massabielle, e sappiamo quanto il vescovo Gervasio è stato amante di Lourdes e dei pellegrinaggi dei malati a Lourdes. Noi affidiamo il suo corpo alla terra perché ritorni alla polvere da dove fu tratto. Cristo, primogenito dei morti che risorgono, trasformerà il nostro umile corpo a immagine del suo corpo glorioso. Con questa certezza raccomandiamo al Signore il nostro fratello perché accolga nella pace eterna e risusciti il suo corpo nell'ultimo giorno. Preghiamo. O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è senza limiti, ricordaci sempre quanto sia breve la nostra vita e incerta l'ora della nostra morte. Il tuo Santo Spirito ci guidi in santità e giustizia per tutti i giorni della nostra vita in questo mondo, perché dopo averti servito in comunione con la Chiesa, sorretti dalla certezza della fede, confortati dalla beata speranza, uniti con tutti gli uomini in perfetta carità, possiamo giungere felicemente nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Riposa in pace. Riposa in pace, vescovo Gervasio. Io te lo dico a nome di tutti i preti che tanto hai amato. Te lo dico a nome di tutti i fedeli della tua diocesi che tantissimo tu hai amato e loro ti hanno amato. Te lo dico a nome di tutti i malati, di tutti i giovani, di tutte le famiglie. Vai in pace, abbracciato dalla tenerezza del Padre. Vivi nella gioia eterna. Ti meriti il premio che il Signore dà ai suoi figli fedeli. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. E credo fortemente che oggi il nostro vescovo Gervasio possa dire di abbracciare il Padre. Bene, siamo giunti all'epilogo di questa celebrazione, e una celebrazione sentita, una celebrazione vissuta con apprensione e con fede. Abbiamo accompagnato il nostro vescovo emerito fino alla fine, al suo ultimo viaggio. E vorrei ringraziare Monsignor Vincenzo Catani per averci accompagnato e per averci descritto i passaggi cruciali, ecco, di questa celebrazione e di questi momenti intensi. Don Vincenzo, grazie, anzi ti chiedo, ecco, di concludere, ecco, con una tua considerazione appunto anche su Monsignor Gestori. Ecco, se devo dire una parola, una sola parola che lo contraddistingue, è profonda umanità, profondissima
umanità, e so che ha fatto una grande fatica. Quando venne a San Benedetto del Tronto, veniva da Milano, poi 7 anni da Roma, e veniva in un ambiente che non conosceva, dopo il vescovo Chiaretti, che era stato davvero il fondatore e l'amatissimo vescovo di questa diocesi. Ebbene, lui all'inizio sembrava quasi far fatica a entrare nel ruolo del padre, e invece subito è diventato un padre buono, e poi anche, devo dire, un nonno buono. La sua umanità è l'esempio e la predica più bella che ha fatto e che rimarrà sempre nei nostri cuori. Sì, papà Gervasio, riposa in pace. Riposa in pace. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.